Ciao da Alex. Ciao da Andrea. Siamo i fondatori di Gruppo Garanzia Immobiliare e ti diamo il benvenuto in questo nuovo video. In questo video ti vogliamo parlare di una cosa molto importante, cioè di come vendere casa che ha un'ipoteca da parte dell'Equitalia. Quindi, come si fa a vendere una casa con un'ipoteca da parte dell'Equitalia? È possibile? E soprattutto, come fai a dirlo ai potenziali acquirenti che ti puoi trovare ovviamente davanti? Quindi, in questo video andremo a percorrere insieme, diciamo, i passi che bisogna fare per appunto vendere la casa con l'ipoteca da parte dell'Equitalia. Quindi non ti serve né un commercialista né un avvocato, quindi puoi farlo tranquillamente in modo autonomo. E senza bisogno di svendere anche. E senza assolutamente svendere. Perché tanti cadono in questo vanello. Perché magari il cliente sente un po' che sei in difficoltà, quindi rischia di magari di metterti in difficoltà. Quindi soprattutto l'Equitalia, come ben sai, ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni e soprattutto i controlli severi che sono stati fatti su tutti i contribuenti italiani ha portato a alcuni, soprattutto che magari hanno avuto delle problematiche, a delle riscossioni, diciamo, quindi diciamo l'Equitalia se vuole riprendere quello che gli spetta. Non siamo qui per giudicare l'ente, quindi non siamo qui a mettere, diciamo, a far causa a nessuno, ma soprattutto si sono trovati un'ipoteca sulla casa quasi sapendolo, però vabbè, improvvisamente, ecco. Sì, quindi non siamo qui a giudicare né l'Equitalia né il proprietario, magari te che trovi una situazione di questo genere se hai cercato questo tipo di notizia o questo tipo di video. Quindi, soprattutto essendoci trovati molte volte di dover risolvere questi tipi di situazioni, vogliamo soltanto darti un po' le giuste dritte per poter fare e soprattutto risolvere la tua compravendita. Esatto, allora partiamo dai due casi principali che ci troviamo davanti, appunto quando ci troviamo con un cliente che ci dà questa informazione. Intanto faccio una precisazione che magari non troverete nel testo del video: non tralasciate di dire questa cosa, ok? Non fate finta che non ci sia niente sopra, non ci sia l'ipoteca di Equitalia, perché comunque un'agenzia, almeno come la nostra, che effettua tutti i controlli del caso, insomma, viene a saperlo ed è brutto magari che il potenziale acquirente lo sappia magari più avanti nel percorso, quando insomma si vanno a richiedere dei documenti eccetera, piuttosto di saperlo prima e di prevedere e informarlo. Sì, la cosa migliore è anticipare anticipatamente. Però i due casi principali sono i casi in cui l'immobile ha più ipoteche, quindi c'è la banca, ci sono dei creditori, c'è l'Equitalia, ma il prezzo dell'immobile basta saldare tutte le parti, quindi ci sono ipoteche per 100.000 euro, l'immobile vale 200, quindi col prezzo che di vendita, diciamo così, col massimo valore realizzabile, si riesce a saldare tutte le parti. Il secondo caso in cui l'immobile ha più ipoteche, o anche magari una sola, vabbè, però il prezzo non basta saldare tutte le parti, questo è il peggiore dei casi sicuramente, ma è comunque risolvibile, non ti preoccupare. Partiamo dal primo caso, cioè un immobile da vendere che ha più ipoteche, compresa quella di Equitalia. La prima cosa da fare in questo caso è richiedere ad un notaio una visura ipotecaria. Ha un costo sui 100 euro circa, sì, anche meno, insomma dipende da quanti altri ci sono trascritti. Ma che cos'è una visura ipotecaria innanzitutto? È un documento che attesta tutte le trascrizioni, sia a favore che contro, avvenute sull'immobile durante tutta la sua esistenza. Quindi, per dirle in parole più semplici, possiamo dire che ogni volta che accade qualcosa su un immobile, quindi un atto di vendita, un'ipoteca, una successione, quello che sia, viene scritto in dei registri appositi per ogni casa, insomma, ecco. Questa azione viene fatta appunto perché questi eventi siano pubblici, quindi per esempio un soggetto che vuole comprare una casa può sapere anticipatamente se ci sono ipoteche, c'è qualcosa di scritto, la storia di quell'immobile, insomma, anche se magari non gli sono state dette. Quindi anche la tua casa ha questa specie di carta d'identità. Nel tuo caso ovviamente la visura ipotecaria è necessaria se ovviamente vogliamo capire se ci sono delle ipoteche e che tipo di ipoteche sono state scritte. A tanti clienti è capitato anche di saperlo in maniera inconsapevole, cioè mi è capitato un caso, un esempio che faccio, dove abbiamo la casa doveva essere venduta, il cliente sì l'ha caduto a posto, siamo andati a verificare, è venuto fuori che aveva un debito residuo con l'Equitalia di 10.000 euro, quindi una sorpresa ovviamente spiacevole, perché a livello di progetto familiare ti vincola veramente tanto, perché in questo caso qua ha 10.000 euro meno. Ma non vogliamo entrare troppo in elementi tecnici, ma per esempio se un creditore avanza da te 30.000 euro potrebbe fare scrivere da un parte di un giudice un'ipoteca di quel valore su tutti gli immobili di tua proprietà. Quindi questo non vuol dire che se hai 10 immobili devi restituire 300.000 euro, ma significa che una volta saldato l'importo di 30.000 devi chiedere di far togliere la cancellazione da parte dell'ipoteca su tutti gli immobili. Perché praticamente appunto per tutelarsi il creditore e il giudice potrebbe appunto
espandere, diciamo così, questa trascrizione a tutte le case di tua proprietà, però quando saldi l'importo viene cancellata da quell'immobile che hai venduto magari, però sugli altri potrebbe rimanere trascritta, perché comunque l'ipoteca è un atto che dopo 20 anni decade. Questo è il pensiero che fanno loro, però se ti trovi a vendere un'altra casa, ti trovi questa ipoteca iscritta, come se dovessi ancora restituire quei soldi, invece devi stare attento a farla cancellare. Vedi, quindi la cosa migliore è verificare subito, immediatamente. Con la misura lo vedi subito, che non ci siano cose nuove, cose vecchie, insomma tutto quello che può essere un'ipoteca. Non ti nascondiamo, questo documento non è di facile lettura ed è importante che magari tu sia assistito da un professionista, un notaio, un agente immobiliare specializzato nella vendita magari di immobili residenziali. Letto e compreso questo documento qua, sai perfettamente quali ipoteche sono iscritte, per quali importi e chi li è iscritte praticamente, quindi sai perfettamente il piano economico. Adesso viene la parte un po' più difficile, quindi fai un po' di attenzione. E anche se non stiamo parlando di questo, ti ricordiamo che prima di mettere in vendita devi assolutamente verificare che tutti i documenti della casa siano a posto, quindi sarebbe molto spiacevole che alla fine del percorso di una compravendita, così che è un po' difficile, ti trovassi un'altra ipoteca iscritta sulla casa perché non hai fatto attenzione ai documenti e chi voleva comprarla da te ti fa caso, insomma, ecco, e vuole dei soldi indietro, insomma, quindi non far arrabbiare il tuo acquirente. Se procedi a vendere tutto deve essere perfetto, perché è una dinamica un po' delicata questa. E puoi ottenere, come avevamo già detto negli altri video, negli altri articoli, la certificazione della tua casa e il controllo dei documenti. E abbiamo messo a disposizione dei lettori del blog, anche di chi vede questi video, lo stesso servizio che utilizziamo noi per i nostri documenti, per i nostri clienti, per le nostre case. Il servizio di preanalisi lo trovi al link che viene pubblicato. Ora che hai la certezza che la tua casa abbia le carte in regola, dobbiamo capire come risolvere l'ipoteca di Equitalia. Quindi il modo più semplice, soprattutto quello più immediato, è quello di recuperare in qualche modo la somma che ti viene richiesta, e soprattutto per saldare il debito. Puoi farlo recando impresso gli sportelli di Equitalia, semplicemente portando con te la tua tessera sanitaria, e di conseguenza, avendo il codice fiscale, riusciranno a gestire la tua pratica immediatamente. Una cosa che non abbiamo ancora chiarito, che è molto importante, soprattutto che non basta pagare la somma all'ente di riscossione al creditore perché l'ipoteca sia cancellata. Quindi, come abbiamo detto prima, l'ipoteca è iscritta nei registri immobiliari e per toglierla bisogna fare una procedura particolare, soprattutto con assistenza legale. Quindi si chiama infatti cancellazione di ipoteca. Quindi, dopo aver pagato Equitalia o qualsiasi altro creditore, devi ottenere un accordo perché si impegna a cancellare l'ipoteca. Questo è fondamentale. Questa operazione ha un costo non indifferente e potresti trovarti davanti persone non disposte a prendersi in carico questo onere. Quindi, tornando alle soluzioni, se non riesci a recuperare la somma necessaria poi a saldare il debito, la cosa migliore da fare è ottenere dal tuo potenziale acquirente magari una caparra almeno pari alla cifra che ti è necessaria per chiudere il debito e cancellare l'ipoteca. Questo sarebbe ottimo da fare, però non è scontato. Ovviamente non è un'azione che devi fare di nascosto, devi informare il tuo potenziale acquirente o il professionista che ti sta seguendo che devi fare questa operazione. Non ti nascondiamo che alcune persone potrebbero rimanere spaventate dal conoscere una cosa del genere, ma solo un po' per ignoranza del procedimento di compravendita, insomma, ecco. Il pensiero che può fare un potenziale acquirente è questo: se io do come caparra una somma necessaria al proprietario per saldare l'ipoteca, significa che lui non ce l'ha a disposizione, prima di tutto. Quindi, in caso il proprietario si tiri indietro, come farò a riavere i miei soldi? Questa è una domanda che si potrebbe fare, discorso legittimo, ma anche in questo caso c'è la soluzione: semplicemente, senza fare un preliminare e senza ricevere caparre, posticipi tutto alla data del rogito. Perché questo? Perché usando questa soluzione il potenziale acquirente sì, ti consegnerà i soldi solo per cancellare l'ipoteca, solo dopo la firma del rogito da parte tua, quindi tu avrai già accettato di vendere e i soldi te li darà solo dopo. Quindi diciamo che l'operazione avviene in tre fasi, cioè la prima fase è la firma del rogito, la seconda fase è recarsi presso Equitalia magari con l'appuntamento per versare quello che è il denaro dovuto, la terza fase è quello del rientro dal notaio, cioè il rientro dal notaio nel caso in cui l'acquirente debba firmare l'atto di mutuo, perché ovviamente viene fatto in maniera automatica e istante quel giorno là.
quindi sappiamo che può sembrare molto difficoltoso, ma con l'assistenza ovviamente di un professionista specializzato e soprattutto del notaio potrai riuscire a concludere in maniera tranquilla una compravendita in modo anche molto sereno. Quindi all'inizio abbiamo parlato di due case, di quello che ci manca da esaminare e soprattutto in caso in cui il prezzo tenuto della vendita di immobile non sia sufficiente per saldare le parti, perché questa è la cosa più difficile da gestire. In questo caso l'unica soluzione che hai è quella di dividere l'importo ottenuto dalla vendita proporzionalmente ai creditori, e anche qua ovviamente si aprono molti scenari molto molto difficoltosi. Ovviamente questa soluzione non è fattibile se i creditori hanno conoscenza che tu abbia qualche altra proprietà e soprattutto altro bene da attaccare per recuperare il loro denaro che gli spetta. Quindi applicando questa soluzione devi recuperare il contatto di tutti i creditori e di un referente di Equitalia, se appunto Equitalia è anche essa un creditore, e comunicare l'importo disponibile. Spesso questa strategia va a buon fine perché nessun creditore desidera che la casa vada all'asta per poi essere completamente svenduta e recuperare praticamente niente di quello che gli spetta. Quindi una vendita tradizionale, insomma, può agevolare anche i creditori oltre a risolvere il tuo di problema. Hai capito bene che questa operazione e la gestione di una pratica del genere non è facile ed immediata. Inoltre necessita di molta cura e attenzione, caratteristiche che non puoi trovare tra i servizi di un'agenzia generica. L'agenzia generica si occupa di qualsiasi cosa che riguardi l'immobiliare, quindi affitti, negozi, capannoni, aziende, amministrazioni condominiali, insomma fa di tutto e di più. E come può quindi dedicarti l'attenzione, la cura e il tempo di cui hai bisogno per risolvere questo tipo di problema? E nel suo percorso poi un'agenzia di questo tipo in quante occasioni ha trovato delle pratiche di questo genere, ha affrontato delle problematiche di questo tipo come la tua? Per questo prima abbiamo parlato di professionista specializzato, cioè di un'agenzia che abbia scelto di occuparsi solo di compravendita di immobili residenziali. Ovviamente in questo caso ti troverai davanti persone che hanno seguito molti casi simili al tuo e che sanno come procedere. Se vuoi evitare di cercare nel tuo mercato di riferimento professionista di questo tipo, mettiamo a tua disposizione qui la possibilità di ottenere una consulenza gratuita con uno specialista della vendita di case e di appartamenti. Sì, diciamo che in questo modo avrai in maniera molto più chiara tutti i passi da compiere per riuscire a vendere la tua casa senza nessun tipo di rischio, togliendo l'ipoteca dell'Equitalia, quindi gestendo tutta la pratica con i creditori. E puoi ottenere la tua consulenza al link che abbiamo inserito sempre. Quindi siamo arrivati alla conclusione e ci vediamo presto nel mercato immobiliare.